Lui è stato precocissimo, mio papà, nel senso che è andato a scuola 3 anni, si è laureato a 19 ed era professore a 24. Quindi, poi però tutta la sua vita si è compressa e si è ammalato poi a 54 anni di morbo di Parkinson. Guarda che bello quello stagno lì. Giuseppe Natta è il figlio dell'inventore della plastica italiana. Il padre ci ha reso la vita più comoda con il Moplen. Il figlio oggi lavora a riciclare tutto quello che buttiamo. Mio zio, occupandosi di rifiuti e di disinquinare, figlio di suo padre che aveva creato questa materia tanto utile, ma purtroppo poi, come sempre, forse utilizzata male dagli uomini, poi mio zio avesse fatto l'altra parte. E quindi anche i lati negativi di qualcosa, come della plastica, potessero poi essere risolti dall'umanità. Le cose non sono buone e cattive, possono essere utilizzate bene o male. È chiaro che lo stesso vale per la plastica. Se tutta la plastica viene buttata nell'ambiente, può fare danno. Ma devo dire che la plastica in realtà non è inquinante, anzi è l'opposto. Perché è un materiale estremamente poco reattivo, molto stabile. Diciamo che alcune plastiche, tipo le polioolefine, il polietilene, sono sotto molti aspetti simili all'oro. Come l'oro non si degradano. È chiaro che se butto via l'oro e butto via la plastica, rimarrà per lungo tempo il mio pezzo d'oro e il mio pezzo di plastica. Le nostre città sono sporche, al nord come al sud. Il fatto è questo, che l'oro, anche quando è buttato via, non è mai un rifiuto. Se ne vede un pezzo d'oro, lo raccoglie velocemente perché ha un valore. Il pezzo di plastica non ha valore, di conseguenza è lasciato lì. Ecco, il problema nasce quindi dal comportamento, dal fatto che viene lasciato lì, non dal fatto che inquini. È lasciato lì e chiaramente fa il danno che farebbe un pezzo d'oro. Se ne buttasse oro dappertutto, soffocherebbe tutto con l'oro. Ecco, così come fa con la plastica se la butta dappertutto. Di Moplen tutto quello che occorre per un picnic. Piatti, bicchieri, contenitori, termos, un frigo. L'Italia dei picnic, dei termos, dei piatti di plastica ovunque. Ricordi che il tempo è ingiallito.